nell'ultimo articolo di questa raccolta, che è il bellissimo libro di Giovanni Birindelli, Legge e Mercato, libro di cui si può leggere una descrizione qua sul sito della Libreria del Ponte di Bologna di Guglielmo Piombini, dove si può anche acquistare il libro. Ecco, dicevo, l'ultimo articolo di Birindelli si intitola C'è un posto nel mondo e lo si può anche leggere sul sito di Birindelli, Catalaxy Institute. Questo articolo parla del New Hampshire, lo stato americano, che secondo quanto riportato in questo sito, il Free State Project, è uno stato estremamente liberale, quasi libertario. Birindelli estrae dal sito Free State Project un elenco piuttosto lungo con una serie di caratteristiche liberali o libertarie dello stato del New Hampshire. Io ne ho fatto una sintesi in questo breve file. Leggiamolo insieme. Lo stato del New Hampshire è particolarmente liberale e quasi libertario. È un luogo in cui la libertà individuale è molto ampia, la proprietà privata non viene violata, la coercizione statale è quasi inesistente. Sul sito del Free State Project leggiamo infatti che il New Hampshire riceve dal governo federale una spesa pubblica esigua e sussidi all'agricoltura ridottissimi. Non ha tasse sui consumi né sul reddito e il carico fiscale è estremamente ridotto. Il New Hampshire è un ambiente favorevole per gli imprenditori, l'economia è diversificata e gli investimenti avvengono anche nell'alta tecnologia. Il tasso di disoccupazione è basso, il reddito medio dei cittadini è fra i più alti della nazione. I servizi sanitari sono di altissima qualità, benessere e standard di vita sono a livelli notevoli. C'è poca povertà, l'assistenza è svolta da organizzazioni private non profit. Nel New Hampshire è molto diffusa la homeschooling, vengono offerte molte opzioni scolastiche private, non governative, scuole a casa, scuole Montessori, scuole religiose, collegi, scuole private, eccetera, eccetera. C'è anche molta tolleranza religiosa. La legge vieta l'esproprio della proprietà privata. Sebbene i cittadini possano possedere armi, il New Hampshire è lo stato più sicuro della nazione. Gli incidenti stradali sono pochi, malgrado la legge non imponga cinture di sicurezza, né casco, né l'assicurazione obbligatoria, anche se ce l'hanno quasi tutti. La burocrazia è estremamente ridotta, i legislatori sono pagati pochissimo. La Costituzione del New Hampshire prevede esplicitamente il diritto dei cittadini alla rivoluzione e non proibisce la secessione. Per approfondire, ho riportato il link all'articolo di Birindelli dal titolo C'è un posto nel mondo. In conclusione, questo articolo sta a dimostrare che la teoria libertaria non è proprio così utopistica come può sembrare, perché esistono nel mondo dei luoghi, come appunto il New Hampshire, ma non è l'unico, c'è la Svizzera, c'è Singapore, Hong Kong, Taiwan, il Principato del Liechtenstein e molti altri. Quindi esistono questi luoghi in cui le libertà personali sono particolarmente tutelate e l'ingerenza dei governi nella vita privata delle persone e nell'economia è molto ridotta.